È iniziata ieri l'era di Bepi Pillon a Pescara. Il tecnico trevigiano di Preganziol ha diretto la prima seduta, scegliendo peraltro il campo in erba adiacente la palestra e non quello in sintetico usato dai predecessori Zeman ed Epifani. A Pillon dunque il compito di invertire una rotta che sta pericolosamente avvicinando il Delfino alla zona play-out. In questi casi, si sa, la prima cosa è rigenerare la testa del gruppo. Pillon è stato chiaro e in più di una circostanza ha gridato ai suoi: quando andiamo a recuperare il pallone dobbiamo essere come cani che mordono. Messaggio inequivocabile. L'aspetto temperamentale prima di tutto, soprattutto per una squadra come il Pescara che deve cambiare l'obiettivo, che è ora la salvezza, da centrare in un clima di generale pessimismo che sarà uno dei principali fattori che il neotecnico dovrà superare. Ovviamente non è mancata la parte tattica. Dalle prime indicazioni è chiaro che Pillon metterà da parte la difesa a 3 usata da Epifani nelle ultime 4 gare. Si torna alla difesa a 4 con un centrocampo che resterà coi 3 interni, un regista e 2 mezze ali. Come confermato ai nostri microfoni, Pillon studierà come sistemare l'attacco, se a 3 o 2 trequartisti più una punta o un trequartista più 2 punte. Ma vediamo, adesso ho la possibilità di scegliere, vediamo. Lavorerò su due aspetti e vediamo qual è la cosa migliore. Pur sconfitto nel recupero di Parma, il Palermo al Barbera è un osso durissimo, ma Pillon non si fascia la testa, anzi. È una squadra da vertice che chiaramente è lì, non a caso, insomma, mi sembra seconda adesso. Perciò sarà un compito difficile, ma dobbiamo da lì senza paura giocarci la nostra partita, perché abbiamo anche le qualità per mettere in difficoltà. Più in generale, Pillon guarda con fiducia al raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Sono molto fiducioso perché conosco grossa parte dei giocatori che sono qui e sono sicuro che sono dei giocatori che ci daranno delle soddisfazioni, anche perché, anche se in questo momento è un momento critico, ma sono sicuro che ci tireremo fuori. Con calma, con pazienza, con tranquillità, lavorando, ci tireremo fuori sicuramente.